Tchau! Nel video di oggi ti mostrerò 7 cose che esistono solo in Brasile. Sono Jaciano Ecker e questo è il canale Brasile Davvero. Iscriviti, commenta, lasci il tuo mi piace. Ora sì, andiamo al video. Prima curiosità. Il giorno di San Valentino si celebra a giugno. In Brasile si chiama Giorno dei Namorati o in portoghese Dia dos Namorados. In Brasile il giorno di San Valentino è stato celebrato il 12 giugno dal 1948. Tuttavia nel resto del mondo la data che celebra l'amore è il 14 febbraio, giorno di San Valentino. E il motivo per cui il Brasile celebra la data a giugno è esclusivamente commerciale. L'idea è nata dal pubblicista João Dória, che è stato ispirato dal successo delle vendite della Festa della Mamma. È stato scelto giugno perché era esattamente il mese di rallentamento delle vendite nel commercio. Il 12 è stato scelto perché è la vigilia di Sant'Antonio, noto a livello nazionale come il santo dei matrimoni. Seconda curiosità, pane al formaggio. Il pane al formaggio, o in portoghese pão de queijo, è stato inventato nello stato di Minas Gerais, il più famoso e conosciuto nella produzione di formaggio qui in Brasile. Il pane al formaggio ha molto successo qui, ma è raro trovare questo cibo in altri paesi. Attualmente si lo trova anche nei mercati di Argentina e Uruguay, paese limitrofi al nostro, ma il pane al formaggio viene importato da qui, ancora non producono là. Terza curiosità, comanda individuale. Cosa è la comanda? In portoghese si parla comanda. Non è altro che una carta dove il cameriere annota i tuoi consumi in modo che tu possa pagare al fine del consumo. Qui in Brasile è normale che tu vada in un bar o ristorante e mangi e bevi tutto quello che vuoi e paghi solo quando esci. Nessuno paga nel momento che si acquista cibo o bevante, a meno che sia necessario per portarlo per il viaggio. Quarta curiosità, jabuticaba. La jabuticabeira è un albero da frutto brasiliano originario della foresta atlantica. Esiste persino, ma difficilmente puoi trovare una jabuticaba fuori dal Brasile. Se vuoi posso fare un video specifico sui frutti che esistono solo qui, come areticu, cajuí, caju, cajá, acajá, umbu, macaúba, buriti, babassu, jatobá, goiaba, araçás, pitanga, jenipapo, maracujá e altri. Quinta curiosità, fare la doccia tutti i giorni. È normale che i brasiliani facciano il bagno ogni giorno e molte persone fanno anche 2 o 3 bagni al giorno. Stare un giorno senza fare la doccia qui è sinonimo di cattiva igiene. Sesta curiosità, caipirinha, cachaça, pinga, cana o caninha. È il nome dato allo spirito di canna di zucchero prodotto coltivato qui in Brasile. Viene utilizzato principalmente nella preparazione di cocktail conosciuto in tutto il mondo come caipirinha. Sebbene la bevanda sia famosa, avrai difficoltà a trovarla all'estero. La bevanda che mescola la cachaça con limone e zucchero è uno dei simboli del nostro paese. Puoi anche trovarlo in alcuni bar fuori dal paese, ma sempre associato al Brasile. Settima curiosità, brigadeiro, nel Rio Grande do Sul, chiamato di negrinho. Un'altra prelibatezza tipica brasiliana, uno dei dolci più popolari serviti alle feste nel nostro paese, è il brigadeiro. Questo dolcetto a base di latte condensato e cioccolato non viene consumato all'estero. È difficile credere che una caramella così semplice e deliziosa esista solo qui. In altri paesi puoi persino trovare l'ingrediente, ma solo noi mescoliamo tutto nella padella. Manca qualche curiosità? Non sei d'accordo con qualcuna? Quindi commenta questo video. Ti aspetto nel prossimo. A presto!